Nel decimo municipio è sempre autunno, si fa per dire ovviamente, però ecco, il colpo d'occhio guardando le strade in marciapiedi è esattamente questo. Anche qui nella zona vicino al parco di via Pietro Rosa la situazione non cambia. Questi marciapiedi vengono utilizzati spesso dalle mamme con i bambini, dai papà con i bambini che giocano, che raggiungono il parco qui alla mia sinistra. Eppure spesso si traduce questa passeggiata in uno slalom fra sporcizia e in questo periodo particolare di foglie cadute evidentemente un po' in anticipo rispetto al calendario. E poi ci sono situazioni come questa dove le foglie hanno raggiunto veramente la quantità che generalmente raggiungono in autunno, d'inverno, e qualcuno giustamente inizia a preoccuparsi perché in casi come questo, vedete, le caditoie vanno completamente ad essere ostruite dalle foglie e quindi a diventare inutili perché non riescono a far defluire l'acqua piovana e si rischiano ovviamente gli allagamenti. Purtroppo le foglie cadono e non c'è un programma per raccoglierle. Perché? Perché AMA ha carenza di personale. Questo fa sì che le foglie vanno a otturare i tombini. I tombini di Roma sono circa 70.000 quelli otturati e 5.000 irrotti ne abbiamo soltanto sul decimo municipio. Non c'è un programma per la pulizia di questi tombini perché l'AMA ha la competenza di pulire i tombini a livello del manto stradale, quindi fuori, a livello superficiale. L'ufficio tecnico, tutti gli uffici tecnici dei municipi hanno responsabilità di pulire il dentro, sono responsabili del dentro. E oggi non c'è nessuna collaborazione tra gli uffici tecnici e l'azienda municipalizzata. E a proposito, il segretario del PD AMA torna sulle accuse lanciate nei giorni scorsi contro gli operatori dall'assessore all'ambiente del decimo municipio, Alessandro Ieva. L'assessore all'ambiente del decimo municipio, Alessandro Ieva, invece di incolpare i lavoratori dell'AMA perché ci sono le foglie, perché abbiamo le strade sporche, faccia qualcosa, si muova, vada dalla sua sindaca a chiedere personale. Non è possibile incolpare i lavoratori dell'AMA quando lui è il primo principale, il primo responsabile. Tra poco avremo strade allargate, scuole allagate, attività commerciali allagate e scaricare sui lavoratori non è possibile. Un colpo di coda alla polemica sicuramente dai toni non leggeri. A quanto pare le accuse mosse dall'assessore all'ambiente nei confronti degli operai dell'AMA non sono state digerite e anzi sono diventate un nervo scoperto utile a ricordare di tanto in tanto alla giunta grillina del decimo ruoli e doveri dell'amministrazione comunale.